Una parte di Polifemo, che è un incontro con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. La situazione Ilva tiene eh, banco, eh, mi riferisco soprattutto alla questione occupazionale. Il leitmotiv del, nos, del nostro incontro verte su questo: cosa cambia, se qualcosa cambia per i eh, lavoratori. E allora Francesco Rizzo ci deluciderà proprio tecnicamente al riguardo. Ritengo opportuno, Rizzo, che sia innanzitutto importante preliminarmente ripetere un po', inquadrare i termini dell'accordo. Sì, un accordo che eh, il 6 settembre noi abbiamo sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un accordo che va in controtendenza con gli accordi fatti negli ultimi vent'anni in Italia sulle grandi crisi industriali che hanno sempre lasciato sul terreno, posti di lavoro e lavoratori. Un accordo che per la prima volta garantisce a tutti la possibilità di rientrare nel mondo del lavoro, quindi non scarica direttamente sui lavoratori le responsabilità degli errori fatti da altri. Questo accordo sostanzialmente si dice che 8.200 lavoratori verranno assunti subito alle dipendenze di Aime Investgo con tutti i diritti acquisiti e uh, la restante parte dei lavoratori uh, diciamo, aspetterà in amministrazione straordinaria e avrà una proposta d'assunzione uh, entro qualche anno, quindi con una scadenza fissata al 2023, eh, da EMI Investigo. <coughs> Tra l'altro c'è la possibilità perché lo prevede anche l'accordo, che ci sia eh, un numero di lavoratori quantificato in circa 3.000 come numero massimo, eh, che può accedere all'incentivo all'ESO di 100.000 euro sostanzialmente pro capite per uh, uh, il prossimo futuro, con un accordo che va a scalare, cioè chi accetta subito di andare via prende 100.000 euro e due anni di Naspi e poi ogni trimestre tutto ciò si abbassa di 5.000 euro fino ad arrivare all'agosto 2023 per chi prenotasse la fuoriuscita in quel periodo con 5 anni di cassa integrazione, 2 di naspi e 15.000 euro di fuoriuscita finale. Intanto, Rizzo, un aspetto mi, così, mi interessa e ha interessato molti. Nell'ambito di, di questa realtà, nei rapporti con Mittal, si è parlato tanto della permanenza dell'immunità penale, ma in effetti il discorso dell'immunità penale nei confronti di Mittal non riguarda certamente il sindacato, cosa c'entra in questa vicenda il sindacato. Facciamo chiarezza su questo aspetto. Beh, tu ti riferisci al fatto che il sindacato poi in questo periodo è diventato, soprattutto a Taranto in ma in generale, come dire. Parafulmine. Parafulmine, un po' di. Ecco, il male di tutti i mali. Quindi si imputava al sindacato Tarantino il fatto di non aver speso una parola o di, una, di non aver preteso che all'interno dell'accordo ci fosse il ritiro delle multità penale. Premetto che un accordo sindacale, eh, il sindacato fa gli accordi. E la questione dell'immunità è regolata da una legge, le leggi le fanno i parlamentari, quindi i parlamentari potevano eh, tranquillamente abolire quella legge che io ritengo scandalosa. Tra l'altro come sindacato noi abbiamo espressamente detto sia alla Commissione parlamentare che eh, si riunite i 5 Stelle a Taranto, ehm, presieduta se non sbaglio dalla Fioramonti e dalla Castelli. Che dal nostro punto di vista andava ritirata l'immunità, ma io stesso ho ribadito nel primo incontro con il Ministro Di Maio, primachetto, che eh, per Taranto sarebbe stato un ulteriore ammazzato anche e soprattutto rispetto a quello che Taranto aveva subito. Quindi avevamo chiesto il ritiro dell'immunità... È chiaro che era nei poteri del Parlamento e nei poteri del Parlamento e del Ministero fare un ragionamento su questo. Non hanno ritenuto opportuno ritirarla l'immunità, eh, ma da qui a dire che la responsabilità è la nostra. Questa cosa come dire paradossale. È un po' come la questione ambientale, no? perché anche su quello dice sull'ambiente, ci sono i documenti ufficiali. Noi rispetto all'addendum ambientale, dopo l'incontro che abbiamo fatto con Di Maio, io, come OSB, noi come USB abbiamo presentato un addendum firmato a mio nome in cui abbiamo detto che non solo che le attività previste a pieno ambientale erano insufficienti e che bisognava fare, abbiamo oh, fornito una serie di suggerimenti per andare a migliorare le condizioni ma abbiamo chiarito un punto, anche per non essere come dire, accusati eh, ecco, di, 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 di difendere l'indifendibile. Abbiamo chiarito che il ciclo produttivo attuale, legato alla vicinanza dello stabilimento di Taranto, che è a meno di 300 metri dal quartiere d'Ammur, dalla città di Taranto, comunque al netto di tutti i miglioramenti non ci avrebbe procurato Uh, rischio zero. Tant'è vero, in quel documento io dicevo chiaramente che uh, osservando le aziende stesse di Mittal uh, come la, la Ciria di Ghent, la differenza rispetto a quella di Taranto è, non è che, che produce meno inquinamento, perché io non ho visto pure lì tanto inquinamento. La differenza è che uh, gli stabilimenti sono collocati a distanza di sicurezza dalle città, circa 15 km. Poi il clima lì aiuta. Uh, anche come dire, a non, non avvertire uh, quella situazione e tra l'altro in quel documento ho, ho, ho scritto io di mio pugno al ministro Di Maio dicendo che non è un solo un problema dell'Eva di Taranto ma è un problema di tutte le industrie siderurgiche italiane che hanno lo stesso problema cioè si sono collocate a ridosso dei quartieri delle città e quindi ho uh, come dire, due cose o hai la capacità di cambiare il ciclo produttivo e di uh, produrre acciaio in maniera non inquinante eh, oppure il problema non lo risolvi, questo è. Ok, Rizzo. E allora la domanda dicevo che sarà un po' la, la guida, eh, così la il leitmotiv, ho detto, di questa, di questa trasmissione, di questo incontro. Cosa cambia per i lavoratori? Parliamo del numero degli occupati. Eh, adesso dico una cosa che magari farà sobbalzare tanti. In realtà se andiamo a prendere il numero preciso eh, degli attuali occupati di ILVA, noi abbiamo negli ultimi anni una media di 2200 cassi integrati mese a fronte di circa 1200.300 persone che stanno in ferie. Il picco di cassi integrati eh, aumenta eh, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, si arriva a toccare la punta di 3.000-3.300 unità e eh, periodo di Natale. Però la media diciamo, durante l'anno è 2200. La media degli occupati diciamo, giornalieri, fra quelli che eh, varcano ogni giorno lo stabilimento di Vaditaron è intorno agli 8000. Nei fatti con 8200 noi dovremmo avere un centinaio, forse 200 persone in più di media in stabilimento al giorno. E quindi 10.700, meno 8.200 ne rimangono 2500. Considerando, considerando che ad oggi siamo partiti con l'incentivo da meno di 15 giorni, sono 500 persone che hanno già aderito all'incentivo volontario, chi aveva, uh, si, si allacciava direttamente alla pensione. C'è chi invece come dire, ha preso l'incentivo perché aveva altre attività già avviate, quindi l'ha visto come un'opportunità, e chi per altre ragioni. Sostanzialmente oggi abbiamo 8.200 che vengono assunti, 2.000 che rimangono in cassa integrazione, quindi abbiamo 200 persone in più che stanno al lavoro, 200 in meno che stanno in cassa integrazione. Ma a grado ciò. Il problema vero, e su questo si stanno creando forti tensioni, che la platea dei 2000 che andranno in cassa integrazione a partire dal 1 di novembre, in attesa di ricevere la chiamata di Mittal, non corrisponde completamente alla platea di quelli che sono stati in cassa integrazione fino a un altro giorno. Cioè da due calcoli approssimativi che abbiamo fatto. Al netto del fatto che i cassi integrati più o meno, i volti, le facce, i nomi dei cassi integrati negli ultimi anni sono stati sempre gli, noi, noi siamo sempre gli stessi, noi avremo circa 7-800 persone che hanno fatto cassi integrazione per anni, che adesso verranno reintegrati perché gli impianti loro stanno ripartendo, al contrario avremo 700 800 persone che hanno più o meno lavorato sempre e che per riduzione del personale eh, operato da Investco, la nuova organizzazione del lavoro, saranno fuori. Dal punto di vista numerico c'è un risultato positivo, dal punto di vista personale probabilmente scatterà il meccanismo che c'è gente che non ha fatto cassa integrazione fino adesso e adesso dovrà purtroppo fare la cassa. Ok, Rizzo, si sta parlando, analizziamo un po' questo numero, la consistenza di questo numero di coloro i quali stanno accettando l'incentivo e quindi stanno lasciando l'Ilva. Uh, mi pare che siano un 300 più o meno? O sbaglio no, allora no. 400, 400 hanno già firmato oggi è uh, 25 ottobre, 400 hanno già firmato l'incentivo. Sono praticamente eh, diciamo un 70.000 euro netti. Più o meno. Sono 77.000 euro netti, 4, eh, più due anni di naspi. Come giudica da un punto di vista proprio così economico? La prospettiva, forse magari. Per uno diciamo che ho un. forse la, la, la proposta, l'idea può essere plausibile per una persona che ha una certa età, o magari il giovane che, eh, pur avendo una vita davanti a sé, magari ha già un altro modo, ha già un'altra idea, un progetto di investire quella somma. Allora senti, ehm, la proposta all'incentivo all'esodo, io la vedo una cosa in più rispetto all'accordo, chiarisco. L'accordo prevede 8.200 assunti, non prevede il licenziamento degli altri 2.000 che erano a 2.005, ma dice a questa platea e anche agli 82 che riceveranno la lettera per l'assunzione, dice guarda che ti metto pure la possibilità di prendere l'incentivo e andare via. E chiaramente coloro, coloro che si affacciano alla pensione, che si possono lasciare nel giro di qualche anno, si fanno due conti, prendono i soldi, 77.000 euro nette, due anni di anaspi e si allacciano la alla pensione. Qualcun altro ha programmato la fuoriuscita nel 2023, quindi si fa 5 anni di cassa, 2 anni di NASPI e poi si allaccia la alla pensione e prende 15 euro dell'incentivo. Però è un'opportunità per tutti coloro, come dire, che eh, è un'opportunità extra, lo chiarisco questo. Uno se vuole tranquillamente non accetta l'incentivo. Quindi paradossalmente nessuno potrebbe accettare l'incentivo, rimane lì e comunque deve ricevere, deve ricevere la proposta di assunzione da Mittal fino adesso un numero che è andato onestamente, lo dico oltre le previsioni, soprattutto perché ha visto eh, giovani accettare. Ci sono lavoratori che hanno altre attività, non le conoscevamo, già avviate da tempo e chiaramente aspettavano un incentivo per diciamo, eh, ecco, avere un po' di soldi in più. Ci sono altri lavoratori che hanno idee e vogliono sviluppare le idee e quei soldi gli permettono di sviluppare queste e quelle idee. Io personalmente. Questo magari ci sono anche purtroppo situazioni di persone operate dai debiti, e allora quella cifra magari può essere una boccata d'ossigeno in, in momenti difficili. Ci sono persone che sono operate dai debiti, come hai detto tu. Io in questo caso lo dico sempre, sconsiglio di accettare l'incentivo perché preso l'incentivo, pagato i debiti. e eh, soprattutto... Rimane a spasso. Sì, io poi alla fine dico i debiti eh, piano piano si pagano, eh, però il punto è: ehm, sconsiglio sempre, soprattutto ai ragazzi della mia età. Pure stamattina mi è capitato davanti alla con due persone, due amici, gli ho, ho sconsigliato eh, di accettare l'incentivo a meno che non hanno, come dire, cioè, ho detto rifletteteci prima, soprattutto non hanno una prospettiva diversa. Sì, guarda, vale soprattutto per chi ha famiglia no? perché a un certo punto, eh, se tu hai 40 anni, sì, è vero che sono. È una cifra consistente, però corrispondono più o meno a 4-5 anni di lavoro di stipendio mio. E, e quindi, se hai una prospettiva, perché hai un'altra attività, hai un'idea, hai qualcosa di concreto da avviare, eh, diciamo, tu eh, passo lo puoi fare, se uno si lancia all'avventura, io lo sconsiglio perché poi il rischio è che tu perdi come dire tutto sostanzialmente. E allora cerchiamo di qui, qui si. è creata una vexata questione, tutta una polemica per quanto riguarda i criteri in base ai quali ci saranno o le assunzioni da parte di Mittal o la collocazione con l'amministrazione straordinaria. Quali sono questi criteri? Perché si sono create anche soprattutto sui social parecchie così, eh, situazioni di, di, di scetticismo, di, di, di malafede, di, di, cioè di dubbi. Di... Cerchiamo di fare luce. Ci sono dei criteri guida? Senti, c'è scritto chiaramente nell'accordo, l'abbiamo detto nell'assemblea e questo diciamo, diciamo, personalmente mi colpisce perché vedendo che la tensione sale a un certo punto... Credo che qualcuno, almeno qualche lavoratore, abbia pensato l'esatto contrario di quello che abbiamo detto. L'unico criterio che poteva garantirci equità come dire, di trattamento per i lavoratori era il criterio di legge, quindi tecnico-organizzativo, che non vuol dire scegliere il capo, come qualcuno sostiene, vuol dire tecnico-organizzativo la, la tua professionalità sostanzialmente. Quindi, faccio un esempio. È chiaro che se siamo due colleghi, io sono più professionale del collega perché ho un livello superiore di logica dovrei avere come dire, un punteggio più alto io. Poi ci sono i carichi familiari. Quindi la situazione familiare del dipendente, figli a carico, moglie a carico e quant'altro. Questi sono i criteri, sono criteri di carattere oggettivo. È chiaro che dispiace. Perché una parte di noi si deve sacrificare, poi, tra l'altro, io facendo due conti per i tali che ci sono proprio sul mio reparto, posso dire con quasi assoluta certezza al 99% che io sono uno di quelli che eh, per criterio va a finire nella S. Però a un certo punto, come dire, eh, la legge, il criterio di legge è l'unico che ti riesce a garantire equità nei trattamenti e applichiamo quello l'alternativa sarebbe stata far fare uh, ad ArcelorMittal e lì come dire magari uh, non avremmo avuto il controllo noi stiamo vigilando chiaramente per poter dire se le cose sono andate bene uh, o se i criteri sono stati applicati dobbiamo conoscere prima i nomi quindi dobbiamo aspettare che arrivano le lettere sembra strano e tanti lavoratori pure magari suggeriscono dicendo, Dai, ma voi sapete qualcosa? non sappiamo nulla, noi ipotizziamo è chiaro che vedendo i numeri eh, uno fa la fotografia della situazione e dice: Se alle pulizie industriali ci sono 30 suberi. Eh, Franco Rizzo è uno che negli ultimi mesi, eh, cioè uno che per criteri di legge non rientra, cioè ha, ha un punteggio basso. È probabile che rientri nel, in coloro che dovranno aspettare in il Vena S. Quindi sono ipotesi. Le lettere arriveranno fra qualche giorno. E... e qui parliamo di lettere, quando parliamo delle lettere dobbiamo anche fare riferimento al clima che si sta vivendo all'interno dell'Ilva. C'è forse una caccia alle streghe o no? Senti, pure qua io ho visto titoloni di giornale, anche di giornali importanti, locali, nazionali che denunciavano il fatto che i lavoratori conosceranno via web, eh, tramite un sistema online che esiste da una vita all'Ilva, lo chiarisco. Ilva praticamente non manda più le buste paga a nessuno, ma oramai questa storia va avanti forse da 7-8 anni, perché noi abbiamo un sito web in cui il lavoratore si reca all'interno e trova tutte le informazioni inerente al proprio rapporto di lavoro. La busta paga, il cedolino presenze, eh, il modulo degli assegni familiari. E quindi siamo stati noi come sindacato che abbiamo chiesto, oltre alle raccomandate, perché arriveranno anche quelle. Quindi il metodo tradizionale, per coloro che non ricevono le raccomandate, perché abbiamo anche tantissimi casi di lavoratori che eh, non hanno segnalato magari eh, la variazione di domicilio e altre questioni. A scanso di cui ci abbiamo detto, usa sia il sito web, web per la comunicazione e manda anche la raccomandata, così il lavoratore può verificare, ha due punti d'appoggio per verificare. D'altronde, Rizzo, eh, si sta parlando, si è creata questa situazione di polemica per quanto riguarda, eh, qualcuno ha detto, ma eh, ora noi sapremo dove stare, i lavoratori sapranno dove staranno via web, però c'è il discorso che le comunicazioni comunque eh, arrivavano col web e quindi non è una novità. No, in effetti non è nessuna novità anche perché... Eh, su tutta la questione del passivo, le comunicazioni del passivo sono sempre arrivate tramite web, il cedolino mensile arriva tramite web, gli assegni familiari lo fai tramite web, cioè tutto quello che concerne la vita diciamo, all'interno della fabbrica, eh, la condizione della documentazione inerente ai lavoratori avviene tramite web. Eh, faccio un esempio. Eh, tu puoi scaricare eh, i benefit derivanti... Dall'accordo nel contratto nazionale tramite web, cioè anche qua, ma questa storia va avanti da anni. Oggi però, un clima di tensione ecco, eh, fa denunciare lo scandaloso atteggiamento eh, di comunicare come dire, via web: eh, dicevo, la comunicazione in cui c'è scritto se, se in distacco e quindi continua a lavorare, oppure se. Ecco Rizzo, parlando di eh, accordo, così mi è venuta una, eh, volevo, volevo, volevamo, volevo approfondire un aspetto, ma eh, da parte di alcuni, forse di parecchi, si è sostenuto che se non, vi fosse, non si fosse trovato l'accordo il contratto con eh, Mittal eh, sarebbe, andato, sarebbe decaduto. È vero? È vero che non alcuni soggetti, tantissimi soggetti hanno sostenuto questo, non è vero che il contratto decadeva. E tra l'altro è stata una delle cose di cui il sindacato è stato accusato, dice che ah, se non firmavate Mittano non diventava il proprietario. E lo dice il punto, adesso non ricordo, due dell'accordo, ma non è così, perché il contratto bisogna leggerlo per intero. Tant'è vero poi, io lo dico, mi sento pure a un certo punto offeso no, da queste accuse false e tendenziose, perché poi la gente che ci rivolge quelle accuse, eh, in tanti casi gente intelligente, a un certo punto io dico tu lo fai con dolo perché vuoi rappresentare una realtà che non esiste. Io ho notato una cosa, mi perdoni Rizzo, no. che molta gente parla in generale senza documentarsi. Sì, sì. Giusto per, così per sport quasi. Poi, poi abbiamo qualche campione frustrato che dopo che si è girato tutti i partiti politici eh, non ha mai fatto quello che voleva, adesso cerca pubblicità sul web, ma, boh, ma di questo eh, ne parleremo un'altra volta. Diciamo che sono infastidito dal fatto che a un certo punto si alza uno la mattina eh, che di sindacato non capisce nulla e mi viene a spiegare che noi abbiamo sottoscritto un accordo eh, che in realtà senza la nostra firma sarebbe stato, non sarebbe stato valido, quindi annullava il contratto e l'ILVA. Non è così, perché eh, tra l'altro noi non solo abbiamo, ci siamo letti il contratto ed è vero che a un certo punto dice che... L'accordo sindacale è una condizione, una delle, delle due condizioni obbligatorie per la vendita dello stabilimento. Ma a un certo punto dice che l'obbligatorietà non è in capo ai firmatari, cioè al sindacato e all'acquirente, è solo in capo all'acquirente, quindi è lui che la può esercitare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io ti dico che questo è il contratto, poi ti dico che per legge devi fare l'accordo sindacale. Ma ti dico anche che decidi tu, in mancanza di accordo sindacale, se applicare il contratto oppure no. Allora, il problema qual è? Che noi abbiamo detto a Mittal... In mancanza di accordo sindacale che cosa avrebbe fatto? E Mettal ha detto io ho un contratto firmato con 7.600 lavoratori assunti e l'impegno era quello, perché quello prevedeva all'interno del contratto. 8.484 lavoratori, lo voglio ricordare per tutto il gruppo, a fronte di 10.700 che abbiamo ottenuto noi, senza nessuna garanzia per quelli che rimanevano fuori tra l'altro. E lui ha detto no, io ho il contratto firmato col governo italiano, esercito il diritto di, eh, di applicare il contratto. Apro e chiudo parentesi. È chiaro che quando Di Maio ci dice guardate che il 15 di settembre l'amministrazione straordinaria cessa, Di Maio ci sta dicendo che Mittal li ha comunicato che ha intenzione anche senza accordo di entrare. Quindi, avrò chiesto parentesi, o il sindacato ha la capacità a un certo punto di sedersi, fare la trattativa e fare quello che dal mio punto di vista è un ottimo accordo, poi chiaramente eh, qualcuno pensava che l'accordo sindacale sulla cessione del gruppo ILVA doveva portare addirittura più soldi nei taschi dei lavoratori, miglioramenti eccezionali, non è così, in queste trattative di solito ci, ci, ci si tenta di salvarsi e noi abbiamo ottenuto un accordo che comunque garantisce tutti, perché lo ribadisco, tutti avranno una proposta occupazionale, poi c'è una parte di noi che si deve, si deve sacrificare, ma prima la condizione che era una parte di noi, finiva in mezzo alla strada eh, senza nessuna garanzia. E quindi oggi come dire, soffrirai per alcuni anni perché sarai in cassa integrazione, però avrai comunque la proposta occupazionale. Alla fine. Il ruolo del sindacato? Tra l'altro, perdonami, nel dubbio, dopo aver letto tutto il contratto, e eh, noi che cosa abbiamo fatto? Io lo mostro. L'abbiamo poi tra l'altro scritto a cioè noi a Taranto. Ci siamo chiamati i nostri avvocati, e abbiamo chiesto l'interpretazione e ci hanno detto: Guarda, è esclusiva priorità da parte dell'acquirente. L'acquirente dell che decide se esercitare il diritto di applicare il contratto senza accordo sindacale. E quindi non è come raccontavano loro. Poi abbiamo mandato una richiesta al presidente di, del forum diritti lavoro, l'avvocato Guglielmi. Eh, che ci ha risposto dicendo: Sì, è vero che evidenzio come a comma 24.1 si ipotizzino sei condizioni sospensive che debbano verificarsi per rendere il contratto pienamente operativo. E di accordo sindacale si parla la lettera D, ove espressamente si condiziona all'avvio dell'espletamento della procedura sindacale e la stipula ad esito della stessa dell'accordo sindacale, di cui articolo 47, legge 428.190. Poi dice però, a riguardo va notato come il testo contrattuale non distingue se il mancato accordo dipenderà da residenze sindacale o da rifiuto aziendale, non essendo indicato in contratto il contenuto minimo dell'accordo, essendo esso non predeterminato risultando quindi il mancato accordo libero e puramente potestativo, nel senso di non necessitare alcuna giustificazione. Quindi che cosa dice dopo? E tale previsione va letta congiuntamente a quanto previsto dal successivo comma 24.2, che è quello che qualcuno ha dimenticato di leggere. E cosa dice il comma 24.2? Ciò significa che il complessivo articolo 24, l'AIM in Investco Italy si era assicurato un exit strategy nel contratto nel caso in cui volesse disimpegnarsi dall'affare ma senza consentire un uguale e contrario alle controparti. Cioè, tu caro sindacato, firmi l'accordo con me? Ok, io ho la possibilità di disimpegnarmi non firmi l'accordo io posso applicare comunque il contratto eh, qui non è l'ultimo degli avvocati ma è Carlo Guglielmi di Forma Diritti di Lavoro tra l'altro no? che mostra che, che ci dice la però anche se questo io ho sentito le cose più assurde dicevano ma cioè come se il sindacato avesse il potere come se l'azienda fosse nostra e quindi noi avevamo il potere di poter io poi dico sta storia è finita in questa maniera e il risultato sindacale, non, non, diciamo, dal punto di vista dei numeri, dei lavoratori, non viene apprezzato perché era legato alla questione, è legato purtroppo alla questione dell'ambiente. Anche là, e dal punto di vista sindacale, rispetto ai numeri dell'accordo, io sono soddisfatto perché, comunque, noi abbiamo comunque salvaguardato i lavoratori. Poi ci sarà il lavoratore Franco Rizzo che si lamenterà perché dovrà fare 4 anni di cassa integrazione, a che, però il lavoro non l'ha perso, su questo chiariamolo. E per rifarmi uh, al mondo del lavoro attuale, eh, ti dico, ci lamentiamo, un tuo collega, quando gli ho comunicato quanto prendiamo in cassa integrazione, circa 1200 ore al mese, eh, e mi ha detto io di stipendio ne prendo 1000 lavorando. Cioè, questo che cosa voglio dire? Che comunque alla fine un salvagente, i dipendenti dell'ILVA ce l'hanno. Dal punto di vista ambientale si deve fare molto di più, però anche là... Non dipende da noi, c'è un governo che ha preso degli impegni, io spero che successivamente, visto che si sono impegnati anche a vagliare la questione Amianto, tutte le questioni aperte sulla questione Ilva, si trovi veramente la soluzione per mettere nelle condizioni anche i cittadini del quartiere Damburi. Sulla questione ambientale io dico che l'errore grosso è stato, secondo me, quello di aver preso degli impegni e di, e di, e di aver fatto delle promesse, forse anche così in malafede, che si sapeva che non si potevano mantenere. Lì forse è stato il vero problema. Cioè, se io prometto la luna, eh, poi diventa difficile, diventa un problema se io quella luna che ho promesso non, non la mantengo. Ovviamente, non mi riferisco ai sindacati, mi riferisco no, al governo. Posso dire, posso dire una cosa? Io, um, sarà perché sono abbastanza pragmatico e pratico. Io non ho mai creduto alla possibilità di poter chiudere lo stabilimento senza. però era il loro slogan, eh, anche, ma soprattutto dei, parla dei parlamentari tarantini. Questo è stato forse il limite. Senti, allora il, il concetto è questo: eh, un stabilimento di quelle dimensioni, che è più o meno ha monopolizzato per 60 anni la storia di una città, che condiziona la vita di eh, 20-25 mila famiglie, eh, che sono le famiglie dipendenti ILVA più quelle che vivono sul quartiere Tamburi, Cioè, una condizione come dire, mh, che è, da 50-60 anni, 60 anni è radicata a Taranto, tu non la cambi in 5 minuti che va al governo. Tu hai bisogno di un tempo per uno studiare la soluzione, due trovare un'alternativa. Ecco, lo dico così. Io dal governo 5 Stelle mi aspetto che da subito inizi ad innescare un meccanismo per mettere in campo alternative vere per Taranto. Perché il paradosso poi qual è? Oggi Taranto eh, eh, subisce gli effetti di quello stabilimento non solo dal punto di vista ambientale, anche soprattutto dal punto di vista economico. Perché più lavoro, più produce quello stabilimento ricchezza, il paradosso è questo, e più gira moneta in città. Meno ricchezza produce e più chiudono l'attività in città. Quindi è tutto legato, siamo purtroppo eh, siamo stati resi schiavi di quello stabilimento. La politica seria dovrebbe creare l'alternativa. E però pure qua, io a Di Maio sono un fatto da ragione C'è cioè, quasi sono 60 anni che avanti questa cosa. Eh. C'è cioè, chi è stato prima al governo non ha mai messo la prima pietra per dire questa è l'alternativa. Oggi si parla di turismo. Eppure eh io col seno di poi ti direi che pure io sono un grande appassionato, eh, c'è l'isola di San Pietro, l'isola di San Paolo, avrei fatto ragionamenti su quelle isole avrei creato alberghi, strutture, ma so, avrei creato il turismo, ma ci vogliono anni per fare queste operazioni, ci vuole la volontà politica e soprattutto in questo momento ci vuole la soluzione. Per eh, diciamo, i dipendenti ILVA che devono comunque percepire un minimo di reddito. Pure qua, si è raccontata la barzelletta dei fondi europei. C'è un miliardo di euro di fondi europei disponibili sì, per 5.000 aziende siderurgiche in Europa, per 27 nazioni. Vabbè, ma facciamo pure finta che lo danno tutta all'ILVA di Taranto. Ma se io ho un monte stipendi medio che è di 700 milioni di euro l'anno fra ILVA e Appalti. Cioè con un miliardo di euro io riesco a pagare lo stipendio per meno di un anno ai dipendenti dell'ILVA, poi è finito. Allora ci vuole una strategia, un investimento serio, vero. Il governo un errore ha fatto. A un certo punto doveva sostanzialmente, perché noi abbiamo aperto la strada sulla questione della nazionalizzazione, lì doveva incentrarsi. Vado sulla nazionalizzazione, quindi ho il coraggio di fare un'operazione che eh, le lobby eh, non accetteranno. E lì passo dalla nazionalizzazione e posso veramente cominciare a ragionare anche eventualmente progettando una Taranto senza Ilva. E allora, Rizzo, intanto così volevo eh, vedere un po' i vostri, come vi state rapportando, come vi rapporterete organicamente, diciamo in maniera strutturata eh, con eh, Arsenal Mittal. Senti, eh, non li conosciamo, diciamo, il gruppo Arsenal Mittal. Come si sta presentando? Vediamo questi primi approcci, no? Perché è un po' oh, oh, si ha l'idea no? quasi quando si va a scuola e si conosce il nuovo professore. Ora faccio questo paragone, no. Allora uno dice ma come sono fatti, che come la pensano, il loro modus operandi, il rapporto magari con i lavoratori, eh, linea dura, linea di comprensione. Queste prime così, eh, avvisaglie, sensazioni, perché di sensazioni si tratta, il rapporto è appena l'inizio. All allora se parliamo della struttura di Arsono Mittal, quello vero e proprio, quella che noi abbiamo conosciuto nella trattativa di Ilva... Eh, diciamo che sono nordici e hanno una cultura completamente diversa hanno un pregio solo uno che è quello che si ti dicono una cosa è quella cioè non fanno giri di parole se sei bianco è bianco se è nero è nero e questo diciamo dal mio punto di vista è un fatto positivo è chiaro che Venendo in realtà come Taranto, io lo dico, il rischio è che vengano inquinati, io non ho tanta paura nelle prime fasi dell'atteggiamento di ArcelorMittal, perché tra l'altro sappiamo che comunque viene comunque per fare produzione, io ho paura che eh, si inneschino nuovamente i meccanismi eh, vecchi, stile Riva, quei meccanismi a cui alcuni dei nostri dirigenti sono abituati. Tra l'altro, eh, abituati perché sono stati cresciuti in quella maniera. Allora, siccome quel sistema Riva è stato un sistema fallimentare, io nelle riunioni che abbiamo avuto con eh, i rappresentanti AIM eh, Investigo, ho sempre detto: attenzione da chi vi fate suggerire le cose, eh, perché qui come dire, a Taranto purtroppo nello stabilimento ci abbiamo, abbiamo un po' di tutto. Io gli ho sempre detto eh, che il clima eh, che avevamo qualche anno fa noi stabilimento non permetteremo più che si ricrivi e che ci sarà come dire, il tentativo, avvertiremo il tentativo di ricreare un clima come quello, simile a quello, per quanto ci riguarda la discussione è finita e poi lì eh, come dire, eh, eh, arriveremo veramente. Ecco, qui a... emerge quindi il discorso e con l'altro... Punto che volevo trattare la funzione del sindacato nel individuare e eh, fare fronte a certe situazioni anomale che potrebbero in genere verificarsi, se si verificheranno. Senti, pure là abbiamo detto tutti quanti: vabbè io per primo lì seduto al tavolo, abbiamo detto che state applicando i criteri, sì, eh, hanno attuato un meccanismo a prova di bomba, loro continuano a dirci questo. Eh, usciranno i nominativi. Sì, eh, io li ho avvisati: nel momento in cui c'è l'anomalia, io ti segnalerò che c'è l'anomalia. Poi, se tu mi, mi dici che l'anomalia è regolare, ma per me è anomalia, ti faccio ricorso e poi vediamo che succede. Cioè il punto è. Applichiamo la legge, pretendiamo l'applicazione della legge al 100%, lì dove scopriremo che c'è quello che è stato favorito a scapito di quell'altro, interverremo e, come dire, e pretenderemo rispetto. Io spero che non capiti. Poi ti ripeto, io non ho tanto paura di questi che stanno arrivando adesso e stanno un po' guardandoci. Io ho paura dei vecchi Vorponi Tarantini perché è forse è uno degli errori che Mittal sta commettendo. Glielo ho detto io l'altro giorno perché stiamo imparando a conoscerci e purtroppo... Eh, ogni tanto mi è scappato pure qualche parolaccia gli ho detto, secondo me dovresti prendere un po' di persone e cacciarle fuori a calci nel culo che sono quelli come dire, eh, io, eh, i vampiri quelli che sono resuscitati adesso che arriva Metal che con i Riva facevano gli spadaccini e che poi si sono congelati per un periodo erano quasi diventati amici del popolo per un periodo allora io Potrebbero parlo... ritornare vampini, sì, però stavolta io, come dire, eh, lo dico si fanno, ma io, io ci ho tenuto a dirlo precisamente perché io firmando questo accordo mi sono giocato la faccia. Io sono un dipendente Ilva e tutta questa trattativa non l'ho vissuta come dirigente sindacale, io l'ho vissuta come lavoratore Ilva. È chiaro che pretendo che le cose vadino in una certa maniera. Poi usciremo tutti soddisfatti da questo accordo, l'ho detto prima: no, c'è una parte di noi, ma lo sapevamo, che si dovrà sacrificare in cassa integrazione per un periodo. Però alla fine, come dire, no? il cerchio si chiude. Ma è chiaro: è chiaro che ci saranno forzature. Probabilmente stavolta la reazione sarà veramente una reazione eh, pesante. Un altro argomento, Rizzo, quello della. Condizione strutturale, proprio fisica, no? dello stabilimento. Voi come USB in tante eh, occasioni, anche con documentazione, con filmati, con video, avete evidenziato uh, certe situazioni, una struttura che crolla a pezzi. Bisognerà ovviamente riprogrammare una messa in sicurezza, perché poi grazie a Dio, grazie a Dio non si sono verificati eh, incidenti mortali, ma eh, fino a un paio di mesi fa, ci sono so, uno due mesi fa, ci sono state situazioni che per 30 e 31 non è scappato il morto. Allora anche qui poi, mh, bisognerà come dire, prendere posizione eh, in merito alla sicurezza eh, sul posto di lavoro. Sì, eh, diciamo che il giorno 1 è il day one, quindi sarà il giorno in cui uh, ufficialmente subentra la gestione di, di Arsenal Metal. Probabilmente la prima richiesta d'incontro sarà quali sono gli investimenti che metti immediatamente in campo. Uh, diciamo, non previsti all'interno dell'AIA che sono investimenti in più per la situazione impiantistica che lui conosce bene perché tra l'altro non solo hanno visitato gli impianti ma noi più volte come dire, nella trattativa abbiamo posto i problemi della situazione di carenza di alcuni impianti e pretenderemo che spenda i soldi e faccia l'attività, perché se pretende di fare la produzione senza mettere in sicurezza gli impianti, probabilmente ArcelorMittal pensa di poter eh, creare la condizione tipo quella purtroppo della Tission Cupatorino, ma non è nostra intenzione fare questo. Su questo io non voglio dare un giudizio perché uno dice sai se una multinazionale, eh, per definizione multinazionali pensano a fare profitto. È chiaro che sulla questione ILVA ci sono gli occhi puntati da parte di tutti. Credo che anche il ministro Di Maio, che ha sottoscritto l'accordo e si è assunto una responsabilità enorme anche rispetto alle promesse che avevano fatto su Taranto, avrà l'interesse affinché Mittal si comporti in una certa maniera, pena poi reintervenire su sollecitazione dei sindacati. Concludiamo la nostra chiacchierata, Rizzo, parlando di un'altra realtà che è molto ma molto pesante, la situazione delle ditte dell'indotto. È una situazione pesante perché è una situazione che si trascina da anni e anche qua, come dire, cioè, lo dico molto onestamente, c'è stata poca sensibilità pure da parte... Quelle uh, volte della gestione commissariale, cioè noi veniamo da una fase dove tantissime ditte, aziende di appalto anche storiche di ILVA, sono fallite a causa del, uh, di quello che è successo nel 2015 con uh, ILVA che è entrata in amministrazione straordinaria. Quindi abbiamo aziende uh, che sono crollate sotto uh, i crediti. Vantati da, nei confronti di Ilva che non hanno ricevuto, non hanno più potuto far fronte come dire, a, agli impegni che avevano e sono completamente crollati. Abbiamo perso un pezzo importante storico dell'appalto Ilva. Ci sono aziende, altre aziende, che fortunatamente sono riuscite come dire, a, a, a passare, pur avendo un danno economico. Il problema è che eh, passato come dire scampata la tempesta, tu comunque su Groppone c'hai questo debito enorme, a un certo punto anche un ritardo di un bonifico ti genera un meccanismo che diventa contorto. Non paghi i fornitori, se paghi i fornitori non paghi i diritti. Circolo vizio vizioso. Circuito vizioso. Noi più volte abbiamo fatto un incontro al ministero e abbiamo detto ci deve essere uniformità nei pagamenti, questo è chiaro. Però non possiamo pensare come dire, no? di quasi eh, mh, maltrattare quelle aziende che hanno subito. Ci sono aziende che hanno avuto danni da 6-7 milioni di euro, cioè sono soldi che eh, non hanno preso. Uh, nel 2015 probabilmente lo non rivedranno più. È chiaro che a quelle aziende che hanno avuto diciamo, uh, la forza di resistere con sacrificio, con enorme sacrificio dei lavoratori. Quelle aziende come dire, devono essere ecco, in questo momento ehm, gli deve essere data la possibilità di riprendersi. e Noi sull'appalto a me fa piacere perché stiamo sottoscrivendo accordi. <coughs> in cui si mira a confermare il tempo di determinati lavoratori e quindi eh, anche, eh, si, sta, si stanno lanciando delle idee, diciamo, si sta tentando di lanciare un messaggio proprio positivo no, rispetto a tutta la vicenda ILVA. Eh, su questo però anche lì Mittal ci ha detto che si farà carico dal mese di novembre della questione indotto, su quello abbiamo detto per noi la precedenza è l'indotto locale inteso come lavoratori ma anche e soprattutto come aziende locali perché la preoccupazione qual è? Che si possa verificare o riverificare quello che è già successo negli anni scorsi che a un certo punto ci siano aziende che parità di attività con la stessa professionalità, o addirittura anche peggiore rispetto alle aziende locali, prendono le attività in conto di ILVA. Ecco, non è secondario per noi che l'azienda eh, che prende il lavoro è un'azienda tarantina, perché oltre a pagare lo stipendio dei lavoratori eh, che rimane sul territorio, ci paga anche le tasse sul territorio. Quindi anche per noi questo aspetto è importantissimo. Bene Rizzo. E allora abbiamo fatto, abbiamo monitorato un po' la, la situazione. Tra un mese, magari ci rivedremo e tra un mese sarà passata tanta acqua sotto i ponti. Si sarà eh, cristallizzato, stabilito definitivamente questo discorso relativo alle assunzioni e come dire inizierà un nuovo percorso. Se tutto va in maniera liscia, veramente si è applicata la legge, come dire, e il buonsenso, dico io. Credo che fra un mese ci rincontreremo e magari la situazione sarà. Uh, coglieremo i primi aspetti positivi. Se al contrario uh, scopriremo che le cose non sono andate così. È chiaro che probabilmente ci vedremo magari <ride> uh, durante una manifestazione o uno sciopero. Termini più <ride> bellicosi, tra virgolette. Ma, ma ti dico perché noi abbiamo, ci siamo assunti... Una voi non avete mai fatto sconti a nessuno, va dato atto. Noi non abbiamo mai fatto nessuno e mai ne faremo, e abbiamo, abbiamo sempre detto che per noi è una fase importante, quell'accordo l'abbiamo sottoscritto perché credevamo come dire, nella bontà di quanto c'è scritto eh, nel testo sottoscritto al Ministero dello Sviluppo Economico, però pretendiamo il rispetto integrale degli impegni che sono stati assunti, quando avvertiremo che Metal eh, incomincerà come dire, a non ottemperare gli impegni presi o penserà di poter fare come eh, piace a lei, è chiaro che in quel momento eh, non faremo sconti neanche a Metal. E allora Rizzo, grazie per questa chiacchierata, abbiamo cercato di fare eh, luce, di fare eh, il quadro di questa situazione sull'accordo, eh, soprattutto diciamo, considerando gli aspetti occupazionali.